E appunto vi dicevo, sono molto legato a lui perché 4 anni fa, quando sono venuto a Roma, lui mi ha, diciamo, involontariamente insegnato come si gestisce un telefono. È una persona che ha un piacere sentirla parlare, ho avuto anche il piacere di vedere delle mostre accompagnate da lui ed è una fonte inesauribile di cultura. Buonasera a tutti e grazie ancora della pazienza, perché arrivare alla fine di questo film ci vuole una buona dose di pazienza, vero? Sì. Io ero presente a Venezia, forse ricordiamo questo. Sì, anche questo, vero? Io ero presente a Venezia 2 anni fa, quando è stato proiettato, e alla collezione stampa, dopo, sapete, quando si proietta per la stampa ci sono i critici, che sono le persone più complicate e più difficili che esistano, quindi non va bene niente tante volte, e comunque c'è stato un silenzio totale, perché il film è difficile. Ecco, questo bisogna dirlo con molta tranquillità, è difficile perché presuppone tante cose. Per esempio, presuppone una conoscenza della storia dell'arte, perché il nostro amico russo è innamorato dell'arte rinascimentale, dell'arte del 500, del 4-500, ma non tanto quella italiana, ma tanto quella del nord Europa, come si diceva prima, di Adolfer, di Dürer, e soprattutto di Bosch e di Grünwald. Se qualcuno ha un po' qualche idea di quest'arte, si ricorderà che ci sono molti mostri, molte persone deformi, e anche un'arte che ama molto la natura, però paesaggi scoscesi, infiniti, un po' come l'inizio e la fine. Se voi avete osservato, avete visto che all'inizio e alla fine ci sono due grandi panorami, che sono come due grandi quadri, che rappresentano, perché bisogna ricordare che la pittura femminile ha sempre un significato simbolico. Ora, legando questa pittura con un autore russo, e tutti voi sapete che gli autori russi sono profondamente spirituali, profondamente simbolici, che per noi, cosa che per noi occidentali non è così facile capire. Faccio un esempio. Noi, nella pittura è molto facile capire un quadro di Raffaello, di Michelangelo, di Caravaggio. Sono molto immediati, no? Ecco, qui invece si chiama anche la deformità, la pizzeria, oppure le cose stravaganti, mettere insieme diverse epoche e naturalmente ci sentiamo tornare spiazzati. Perché il nostro amico regista mette insieme tutta la grande tradizione pittorica del 4-500 del nord Europa, che è realistica e simbolica, no? Dello stesso tempo, però la mette insieme con il famoso mito di Faust. No? Cioè, però naturalmente non è che è fedele né al testo di Goethe, sapete che Goethe fece 2 versioni del Faust, né il dottor Faust di Mann. Cioè lui attinge, saccheggia, diciamo che prende quello che pare, quello che gli serve, no? La storia di Faust la conosciamo tutti, di questo grande dotto che è arrivato alla fine della vita, però fa un patto con il diavolo per l'eterna giovinezza. Si innamora di Margherita, la mette incinta, lei si suicida, però alla fine lui si sente e quindi Mefistofele non riesce a portarlo all'inferno. È molto interessante pensare che questo mito ha un'origine lontanissima in Giobbe. Nel libro di Giobbe, nell'Antico Testamento, si legge che a un certo punto Satana, che significa l'accusatore, il diavolo, la parola greca significa l'accusatore, va da Dio e gli dice, che gli chiede, gli dice, senti, qua questo giorno che è così bravo, così santo, così perfetto. Bene, è così che gli va tutto bene, c'è la moglie, c'è il figlio, è ricco, ma mettilo la prova, dammi la libertà di agire. E gli concede questa cosa, e la storia va a finire, come sappiamo. Ecco, in Faust avviene una cosa un pochino simile, perché anche c'è questo affronto che Satana in qualche maniera fa a Dio. Soltanto che è proprio niente a condurre all'inferno. Voi sapete che anche nel campo della musica lirica c'è stata un'opera famosa dell'Ottocento, di Charles Gounod, che si chiama Faust, e
e anche le biscotte di volo. Però anche questi prendono sacrificio e fanno le cose a modo loro. Ecco, come fa qui Sokurov? Perché a Sokurov la storia di Faust è un pretesto, fondamentalmente, per, diciamo, fare un'analisi molto estremamente profonda sul mondo di oggi. Naturalmente qui si serve, ecco, gli strumenti che usano sono appunto i riferimenti letterari a rete e a mano, come abbiamo detto prima, e i riferimenti artistici. Se voi avete osservato, ci sono dei primi piani, per esempio di lei. Avete visto quando si guardano, quando lei va da lui a chiedere se sei tu quello che ha ammazzato il fratello, ci sono i primissimi piani di lei, e lì in quei quadri c'è tutta la storia della lettura. Perché quel volto di Margherite, dalla parte sopra della lettura femminile, dall'altra sopra Raffaello, dall'altra sopra Contorno, cioè lui fa tutto, è molto interessante, perché attraverso queste diverse sfumature lui fa tutta la storia dell'arte, diciamo, ma nello stesso tempo di come l'arte ha interpretato il sentimento amoroso. Quindi vedete che questo qui, anche la verità, bisogna vedere più volte, ma naturalmente ci sono un coraggio eroico. No, perché diciamo bisogna riconoscere che è una vita, però è una grande metafora, cioè praticamente è il diavolo, c'è il diavolo che è questo essere deforme, questo usurario, che praticamente è il male, e sembra che l'uomo non riesca a essere se stesso e ad arrivare a Dio, che è l'ultimo, no? La grande finale di Lusa, semplicità, impressionante l'analisi che fa Sokurov, no? E in un certo senso è anche una specie di Divina Commedia sui generis, no? Avete osservato che a un certo punto, cioè, l'inferno è lunghissimo, non finisce mai. Poi sembra che ci sia un po' di purgatorio quando ci sono questi anni che lo afferrano, no? Ma siamo già sulla montagna, appunto, del purgatorio, no? Come conosciamo tutti la Divina Commedia. Il paradiso è proprio un attimo. È questa visione lontana, luminosissima, di un oltre e ancora di oltre, cioè l'infinito, cioè Dio. Però tutto questo detto oggi da un autore russo che è un autore mistico fondamentalmente, cioè mistico significa che è molto interessato al rapporto con Dio. Anche se non è esplicito, però avete sentito quante volte si nomina Dio, no? Quante volte si nomina l'anima, ma all'inizio vogliono trovare l'anima, perché nel Medioevo erano convinti che l'anima fosse proprio fosse un fatto fisico, no? Allora c'è tutto un riassunto anche delle varie epoche passate, ma l'anima naturalmente è una realtà spirituale, quindi non è che è un pezzo di carne, no? E allora lui dubita e cerca, e c'è questo viaggio continuo. La cosa più interessante del film, o forse una delle più interessanti, è il viaggio. Cioè, la vita è un viaggio. Questo è molto tipico, pensate un po', dell'arte occidentale. Vi faccio un esempio. Se voi guardate la letteratura, per esempio, religiosa, le chiese nostre, sono tutte scandite dalle colonne. Ci sono le colonne e si vanno sul fondo. È la mentalità occidentale, la vita dell'uomo come un viaggio verso il scandito dalle colonne. Se voi andate invece a Costantinopoli, quindi in Oriente, anche le moschee, no? Che derivano da moschee dall'arte romana tardantica, è che la mentalità degli anni, è la arte antica, classica romana, vedete che sono una pianta centrale, no? Circolare, è pianta centrale. Perché? Perché l'uomo entrando dentro è già nel cielo, è già nel divino, è quello che c'era appunto la parte dove ci sono le volte. Ora, il nostro regista, pur essendo russo, quindi abituato in genere agli edifici a pianta centrale, però fa scandire la vita, cioè quindi la vita è scandita, è un percorso che dobbiamo fare alla ricerca della verità e degli abissi, del male più crudele e se volete anche più marcio, quindi con tutte le gli orrori, le bizzarrie e le deformità del male. Vi faccio una presentazione, avete visto la fotografia come è sporca? Cioè la fotografia non è bella, non è pulita, i colori sono sempre a volte come se fossero con la sedia,
avete visto qualche volta, no? Perché chi si suddivide è questo segno, perché? Appunto, perché siamo bianchi, non c'è la pienezza della luce. Ci sono però dei quadri. Ci sono però dei miei, ecco, ci sono nomi di contemplazione, ecco, quando c'è quando si affiora l'amore, voi vedete che quando affiora l'amore o la lume di verità, subito c'è una grande velocità, però è pochissimo questa velocità, perché l'uomo sta cercando, cerca, cerca, e alla fine l'uomo inganna anche il diavolo, perché l'uomo è un pacco, ecco, e alla fine cerca lui la verità ultima. Quindi questo per fare una sintesi, voi capite che siamo davanti a un lavoro filosofico, morale, artistico di spessore notevole, ma vedete che hanno dato il premio anche la Chiesa Cattolica, c'è la conferenza episcopale italiana, lo ha premiato perché c'è un lavoro. E questo per fare una sintesi, scusate, forse è un po' profondo, ma per dare un po' un'idea. E infatti sono contento che mi state parlando, ha tante persone delle domande armate, di che poi c'è il critico che ci spiega, perché a volte il piacere deriva anche dal capire. E quindi ecco perché a volte facciamo delle scelte difficili nel cinefoto, se noi mettiamo un cinema in seconda visione, non è questo l'intento del cinefoto. Okay? E anche, abbiamo anche un intento culturale e ospiti come il professore ci aiuta. Dove non arriva Francesco, arriva Francesco.